Legate alle comunità. Quando io ho letto e ho saputo che c'era una questione controversa, per la verità io sono stato in Consiglio regionale, per cui la vicenda del Mercure, come veniva detto, è una vicenda antica, non nasce oggi, ha avuto un epilogo di recente, ma è una questione che va da lontano. Mi sono sentito obbligato ad ascoltare le comunità, parlando con il sindaco di Gianello, e ho parlato direttamente con altri attori, sono qui per citarli, per capire se dentro questa preoccupazione della comunità c'erano ovviamente questioni che noi avremmo dovuto osservare e spingere verso una direzione gradita dalla comunità. Scusate se faccio una divagazione, si dice oggi domenica, ho letto stamattina nel Vangelo a messa, ho letto che noi siamo custodi del creato e dobbiamo cercare di non fare molti danni. Quindi questa è una responsabilità che abbiamo. Ora, naturalmente nessuno di noi vuole che una questione come questa diventi una bandiera da usare gli uni contro gli altri, perché se così fosse sbaglieremmo tutti. Dobbiamo avere un approccio da buoni amministratori del territorio e quindi anche questa questione deve essere misurata così, io credo, nel senso che è un progetto industriale quello che viene da lontano, c'è una vecchia centrale, poi hanno deciso di trasformarlo, di fare un investimento, serve a questa comunità, dicevo con una mia amica che mi segue in questi viaggi, che insomma il tema dell'energia, anche dell'energia alternativa, lo dico alla collega Francesca, a lunga ministra di queste questioni, spesso ha determinato, lo dicono anche quelli che avevano militato per le energie alternative, ha determinato degli abbagli anche economici sui quali oggi c'è una grande riflessione, nel senso che noi in nome di una direttiva europea 2020 eccetera abbiamo determinato delle scelte politiche nella prospettiva delle energie alternative che non sempre hanno servito lo sviluppo e il fabbisogno energetico del territorio, ma alcune volte hanno alimentato delle dinamiche speculative che non hanno servito le comunità né il tema ambientale in generale. Mi riferisco proprio al tema delle energie alternative che pesano in bolletta per 12-13 miliardi di euro all'anno. Nel senso che su questo non bisogna mai fare ideologia, e anche sulle energie alternative bisogna fare ideologia, se no c'è il rischio poi che ci troviamo di fronte a situazioni come quelle che stiamo, diciamo, affrontando anche qui. La biomassa, non il petrolio, e uno te la propone come energia alternativa. Ora, il problema è un altro, è capire quale progetto di sviluppo c'è per una regione, per un territorio, e quale progetto energetico c'è per una regione, per un territorio, per una nazione, perché è evidente che se vogliamo guardare da amministratore, il tema energetico è un tema vitale per una nazione, per l'Italia è due volte più vitale. Paese trasportatore, siamo la seconda potenza europea in termini di manifatturiero, senza l'energia non costruiamo industria, senza l'industria non costruiamo lavoro, se l'energia ci costa, poi ci costa il 30% in più, ormai questo acquisiti, c'è un problema di dipendenza, di non convenienza a fare investimenti, gli investitori vanno altrove e quindi si determina una dinamica recessiva e poi un territorio come il nostro, ancora più fragile dal punto di vista produttivo, ci sono conseguenze devastanti dal punto di vista della produzione, del lavoro, dello sviluppo e quant'altro. Questo è lo schema generale, ovviamente. Dentro questo schema c'è anche questa richiesta. Io sono qui per dire ai sindaci, noi siamo in ascolto, perché se
se questo progetto, anche per decisione della regione Basilicata, è in contrasto con il progetto di sviluppo della regione, se si cambia idea è giusto che se ne parli, se non si cambia idea e allora è giusto che gli orientamenti programmati della regione vadano rispettati e vengano attuati fino in fondo. Questo è il quadro. Io ho fatto un'interrogazione che, per la verità, Giovanni, anche se non c'è stata la risposta del governo, i suoi effetti li ha già prodotti, perché sono stato sommerso di carte che, per la verità, non ho ancora guardato, nel senso che gli attori dell'iniziativa ovviamente sono preoccupati di dimostrare che invece il progetto industriale era innocuo, che non c'erano effetti, che non c'erano impatti, che non c'erano preoccupati. Quindi, come dire, anche il nostro sindacato ispettivo ha determinato un clima di attenzione. Io sono d'accordo con Placido, noi abbiamo il dovere appunto di essere sentinelli del territorio, di ascoltare la comunità, perché il primo impatto ambientale ovviamente è anche il sentimento, diciamo, di sicurezza che una comunità deve avere sempre. E se non c'è questo sentimento di sicurezza, perché determinare conflitti con una realtà che vuole vivere il suo destino e deve pure poter scegliere, fare le sue scelte, visto che stiamo parlando appunto di una partita che non stravolge, credo, il piano strategico nazionale, diciamo, non mette in discussione il piano energetico nazionale o la indipendenza energetica nazionale. Oh, io ho sempre detto, anche negli altri dibattiti, che se un tempo, Giovanni Pallone, un tempo non sospetto, si avessero fatto discutere del piano energetico regionale, io mi sarei schierato per la microgenerazione. Nel senso che ognuno deve predisporre l'energia, ma se io ho bisogno, e quindi dobbiamo spingere, non li posso migrare le parti, adesso sono biomasse da tutte le parti, che il sistema non è solo qui, dovunque andiamo ci sono più acimello, tricarico, adesso mi ricordo alcune questioni, e spesso sono frutto ovviamente di iniziative di imprese che hanno molti vantaggi economici sull'investimento e vanno e realizzano questi piani. Primo conto energia, secondo conto energia, terzo conto energia, hanno fatto anche questo tiraggio, ma del resto, se voi andate per le colline delle valli della Basilicata trovate pale eoliche che sono ferme, qualcuno vi spiegava, ma non producono energia, ma che senso ha? Tanto quello hanno prodotto i certificati verdi e quindi bastano quelli. Poi abbiamo fatto il tiraggio dell'industria e anche italiana, abbiamo utilizzato meccaniche di altri paesi e intanto noi in bolletta paghiamo e così via, gli altri fotovoltaici piazzati per terra, li vedete da tutte le parti, io mi sarei schierato per la microgenerazione, nel senso che io ho costruito una casetta e ho fatto sul tetto di casa un fotovoltaico per il bisogno della famiglia, un pannello per riscaldare il boiler dell'acqua calda e poi mia moglie che tiene i compiti di casa mi ha fatto vedere quanto risparmiamo. Pensate che significa se noi costruiamo, ci sono valenti ingegneri, la microgenerazione nelle nostre fattorie, nelle nostre case, nelle nostre scuole, nei nostri comuni. Io avrei fatto così, ma adesso non voglio tirare, diciamo. Il tema è veramente una questione di sviluppo di una comunità e deve avere la centralità delle dialettiche, anche delle istituzioni. Per cui avete il diritto non solo di porre le questioni, ma di portare le risposte. Perché c'è un protagonismo del territorio che va rispettato. Quindi per la parte che mi riguarda io continuerò a tenere aperta questa questione, lo voglio dire in maniera molto chiara, perché diciamo nel campo di ognuno di noi ci sono parenti scordanti, nel senso che ci sono posizioni anche differenziate, ci sono legittimi interessi che si incrociano, però poi alla fine deve prevalere anche il destino di una comunità che fa le sue scelte, deve poter fare le sue valutazioni. Io condivido anche questo discorso di parte, anzi io mi permetto di dire che cerchiamo di alzare il tiro, come si dice, che sia un pretesto questa questione della centrale per ragionare sulla politica di sviluppo di parte. Perché io sono stato costituente con te in Consiglio regionale quando abbiamo scelto di fare i parchi, trasformarli da regionali e nazionali, di fare due grandi parchi, il parco nazionale del Collino dove siamo e il parco della Valdagri, e sono potenzialità straordinarie che naturalmente le norme non fanno i parchi, nel senso che le norme servono, ma poi la politica del parco fa
percorso delle comunità che devono concepirsi anche in questa nuova ottica di sviluppo. L'ambiente diventa un fattore straordinario per mobilitare risorse, iniziative economiche, per cui non è un tema, diciamo, conservativo, protettivo, ma diventa un tema evolutivo, una dinamica di sviluppo. Quindi questa nostra industria dei parchi deve poter portare avanti anche processi di sviluppo, perché se chiudo, la componente umana si indebolisce. Per esempio, Giovanni, se noi dovessimo fra qualche anno prendere atto, abbiamo desertificato i parchi perché la componente antropologica è scomparsa, e quindi voglio dire, abbiamo solo il problema di cicliare dei lupi, allora abbiamo un problema, perché i parchi devono servire all'uomo, anche i parchi devono servire all'uomo. Quindi dobbiamo mettere in condizione, diciamo, questi strumenti di pianificazione di essere un'occasione, un motore, una leva di sviluppo. Quindi diciamo che si utilizzi anche questa circostanza, lo dico a dei sindaci, ma anche dei soggetti politici che sono protagonisti dello sviluppo, per rimettere anche una politica di sviluppo, perché non dobbiamo giocare solo in difesa, sembrando noi impressionati di difendere il difendibile, cioè contro il progresso siamo in una posizione conservatrice che si nasconde mentre il mondo va avanti, ma dobbiamo giocare in attacco, nel senso che dobbiamo pretendere che anche le risorse, e ci sono, europee, se volete, anche quelle della compensazione, diciamo, delle partite energetiche regionali, devono essere una leva nella vicenda del memorandum. Io mi sono memorandum, mi riferisco alla questione energetica e petrolifere regionali, io mi sono spesso speso perché questo fondo delle compensazioni regionali fosse destinato allo sviluppo delle infrastrutture, è una quota di questo sviluppo, doveva animare, secondo me, deve animare le politiche di sviluppo dei parchi, perché i parchi non siano soltanto un elemento conservativo, ma siano anche un elemento di dinamiche diffuse e di protagonismo diffuso sul territorio per lo sviluppo delle imprese, delle comunità, delle iniziative. Qui vedo molti operatori turistici, è giusto fare il punto, che punto siamo arrivati, quali percorsi abbiamo fatto e quali altri ancora ne dobbiamo fare, evitando anche, ovviamente, questo lo dico, io sono stato all'opposizione per lungo tempo, in praticamente non ho mai governato, potrei, diciamo, divertirmi, no? E spesso sono all'opposizione anche al governo, però poi non dobbiamo distruggere tutto, dobbiamo saper distinguere le dinamiche positive e anche le criticità che in ogni storia ci sono. Perché volendo buttare tutto all'aria rischiamo di buttare sia quello che è buono e quello che invece va corretto. Quindi io sono qua per confermarmi, lo dico ai due sindaci, ma anche ai soggetti sociali che sono qui sul territorio, la mia disponibilità, l'economia anche per il ruolo che ho, quello che rappresento, perché questa vicenda sia anche l'occasione per richiamare l'attenzione sulle politiche di sviluppo complessivo di un territorio come questo, che secondo me gode di potenzialità straordinarie. È sempre un fascino guardare il secondo ed è strategico rispetto allo sviluppo della regione, ed è giusto che le comunità di quest'area le abbiano piena consapevolezza. Vi ringrazio anche per questo.